cammino tra le persone. Mi guardo intorno e penso che tutti almeno una volta nella vita ci siamo sentiti soli. E poi un luogo, uno sguardo, una parola ti fa capire che basta poco per superare la solitudine. Ma allora perché alcuni di noi sono condannati a soffrire? Penso a Riccardo, che dopo essere uscito dal carcere, ora è relegato ai margini, tenuto distante dalla società in cui vorrebbe ritornare. Ho 53 anni e per la società sono un disadattato. Ho provato a lavorare, ho provato a fare tanti lavori. Come si dice, se semini grano raccogli pane, se semini vento raccogli tempesta. Io la tempesta ho raccolto. Chiusi nelle loro case e isolati nelle loro stanze, dove i tormenti esistenziali trovano facile dimora in errori del passato, impossibili da superare con le sole proprie forze. Ogni tanto mi dà qualcosa la Caritas, se mi paga la luce, mi hanno rimesso a posto il bagno che non potevo neanche farmi la doccia. Dopo la comunità non è che è finito, per me è iniziata una nuova vita, è iniziato un altro calvario. Il calvario di essere abbandonato da tutto e da tutti. Ho paura di parlare con delle persone perché mi ritengono magari un drogato o una persona che non ha né arte né parte. C'è uno che va in giro senza una lira in tasca e non si può permettere di pagare l'affitto. Ma cioè, che campa fa? Penso ad Antonella, che dopo una vita di sofferenze e una lunga malattia cerca ogni giorno la forza di andare avanti con solo i suoi ricordi di gioventù a farle compagnia. Ne ho passate ma tante. In collegio, famiglia separata, maltrattamenti, liti in famiglia di mamma e papà. Era molto cattivo, menava mamma, noi. Parenti non so proprio chi so, che quali so, anche quando è morto il primo marito, sono cresciuta i figli da sola, te metti tutto il giorno dentro al letto o a piangere o a dormire, ecco come svolgi la giornata poi. Anche perché stando così male mi ero chiusa in me stessa. Ho tentato suicidio. Non so come sono arrivata fino ad oggi. Quale forza e quale coraggio, non lo so. Giovanni è stato un tossicodipendente. Ora non lo è più. Ma il malessere interiore del suo passato ancora non l'ha abbandonato. Da quel giorno che ebbe la forza di chiedere aiuto. Ha durato 30 anni, il passato di droga, alcol, pasticche e tutte queste cose che fanno male alla salute. Mia sorella è morta perché faceva uso di droga pure lei, è morta di setticemia. E penso a questo fascino stregato del pregiudizio che nasconde in sé un segreto disprezzo per la debolezza umana che si manifesta nell'emarginazione. Mi sono chiuso come una foglia. Se esco mi trovo in difficoltà con la gente. Non riesco ad avere rapporti umani con gli altri. Stando sempre dentro una camera, chiuso, non trovi alternative, stai sempre là. Anche perché stando a casa tutto il giorno pensi sempre a cose brutte, a cose che è meglio che non se le dicono. Può accadere ad ognuno di noi. A volte le cose accadono fuori dalla nostra volontà e ci si può ritrovare abbandonati senza neanche sapere perché. Come Maria, senza vicinato, bloccata nel suo appartamento all'ultimo piano in una zona periferica, scollegata da tutto e tutti.
malata. Ogni giorno è sempre più dura. Sono stata ricoverata all'infinito. Da quando mio marito è andato via, la solitudine l'ho sentita parecchio. Adesso vivo con la pensione, 285. Mio figlio viene ogni tanto, se fa vedere, mi va a fare la spesa, ma lui va con i soldi miei, non è che va con i suoi. Li prende lui, io non prendo niente, anche perché sto qui, non è che posso scendere. E riesco così ad andare avanti, insomma. E ripenso agli anziani, ai malati terminali, alle famiglie che incontriamo con i nostri operatori direttamente nelle loro case, profondamente soli, abbandonati nelle loro mura, senza relazione, senza dialogo. Parole che cadono nel silenzio assoluto, come se intorno a queste case ci fosse un filo spinato. Il filo del pregiudizio. Penso a Saverio. La sua vita è cambiata dopo una caduta sul lavoro. È una caduta da una scala, manco tanto alta, però sono caduto, come si dice, paro paro di schiena, quindi è stato un attimo, ho visto la scala che si muoveva, arrivederci e grazie. Un saluto a tutti quanti, come si dice. Io penso chiunque ha subito questo sconvolgimento fisico, per un attimo o più attimi o due giornate, gli è sempre passato per la mente di farla finita. Chi dice di no, mente. Pensi sempre alla morte. A letto, paralizzato, il suo unico sollievo è che qualcuno, prima o poi, lo passi a trovare. Anche solo per scambiare un sorriso, perché lui è sempre Saverio. C'è stato un signore della Gardia, si cambiano a trovare il sabato. Scambiamo due parole, si parla del più e del meno, e questo è tanto. Non è che parliamo del mio disagio, si parla pure di quello che succede quotidianamente fuori dalla casa mia, fuori dalla città. E quella è la relazione con un'altra persona che mi manca. E come lui anche Riccardo, Antonella, Giovanni e Maria sono sempre loro e potremmo essere noi. Nessuno dovrebbe vivere così. Lasciarli soli è una vera ingiustizia. Mo piano piano sto cercando di riuscire, di rifare amicizie, di conoscere altra gente. Però adesso già ne riesco a fare passeggiate con mio fratello e deve partire da me questo. Non c'è nessun altro che mi può aiutare. Io i reati li ho fatti e quello che mi sta capitando è quello che io ho seminato. Certo, voi potete dire anche quello che hai fatto nella vita te lo ritrovi, ok? Allora che vuol dire? Che una persona sbaglia deve essere uccisa. Non è campare questo. Questo è morire un'altra volta. Una persona come me che ha sofferto tanto non merita ancora di soffrire, capito? Di andare avanti così, aspettando che me se fa notte, perché non si sopportano i dolori, non si sopporta niente. È difficile mandarlo giù. La comunità viene, porta il pasto e se ne va. O sono carucce, restano 5 minuti, poi vanno via. Non si può andare avanti così. Ormai ci sei e devi andare avanti. Andare avanti con quello che può fare, ecco. Con quello che può fare mentalmente e fisicamente, anche se uno dice oh, guarda come sei ridotto, ma che può fare fisicamente? Eppure si può sempre fare qualcosa.
La loro solitudine è la nostra solitudine. L'unico modo per curarla è ritornare ad essere una comunità.